Eppure tu dovresti saperlo. Cosa? Allora, ascoltami bene. Lo sai chi ci toglie la paura del buio, dei mostri, di tutte queste cose brutte? Chi? Ma come chi? Il nostro amico Gesù, Poldo! Sì, ma io non so come fare. Allora, ascoltami bene. Quando vai a fare la nanna, tu devi fare la preghierina. Oh, sì, ma poi il rumore li sento lo stesso, eh? Allora, devi pensare a una cosa molto semplice. Gesù è con te, sai, quando vai a letto, quando ti alzi, quando giochi, quando sei a casa a fare i compiti, Gesù è sempre con te. E se tu hai fede in questo, allora la paura scappa via, lo sai? Davvero? Certo! Quando ero piccola come te, anch'io avevo paura, ma poi la mamma veniva con me e mi leggeva la sua parola, la Bibbia, e lì c'era scritto: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu mi fai abitare in sicurezza. E allora, tutte le volte che dormivo, oh, queste parole erano lì che mi consolavano e mi toglievano ogni paura. Vedrai, Poldo, anche tu devi fare così e la paura scapperà via come un fulmine! Davvero? Sì! Voglio fare questa prova! Dici che funziona? Certo, Poldo! Ha funzionato con me, funzionerà anche con te! E certo, perché Gesù ci ama! Gesù è con noi e vuole che noi stiamo bene! Però tu devi avere fiducia in questo, capito? Ok, ok. Sai, comincio a pensare che hai ragione. Ma certo, certo che ho ragione. E quando sei triste, sai, canta, che così la gioia di Gesù sarà nel tuo cuore. Vedrai che ti sentirai molto, molto meglio. È vero, comincio già a star bene. Grazie, Marilù, tu sì che sei una sorellina d'oro. E tu sei un fratellino proprio carino. Andiamo, dai, ci aspettiamo.